Bentrovati a tutti per un nuovo aggiornamento meteo. Nel periodo compreso dal 15 al 30 di luglio, per la statistica climatologica, cadono i giorni più caldi dell'estate, quindi di tutto l'anno. Le temperature medie che si registrano proprio in questi giorni, quelle considerate normali perché incluse nella media del periodo, sono pertanto le più alte dell'intero anno solare. Per la città di Milano, ad esempio, ci si può attendere una temperatura notturna media di 20 gradi e una diurna di 29. Per Roma i valori normali del periodo sono di 19 di notte e 31 di giorno, per Palermo 23 di notte e 30 di giorno. Bene, qualsiasi valore si discosti da questa media, in questo caso è quella riferita al trentennio 1981-2010, ma si potrebbe benissimo considerare quella successiva 1990-2020 con valori leggermente più alti, costituisce di fatto una anomalia. Un po' come quando si controllano gli esami del sangue, se la media di riferimento della glicemia, per esempio, è compresa tra 70 e 80 e il mio valore invece è 120, beh, ovviamente ci troviamo dinanzi ad un valore anomalo e anche se esternamente mi sento bene, devo comunque farmi controllare. Cosa serve quindi identificare un'anomalia? Non certo a gettare nel panico la popolazione, ma serve ad avere un riferimento oggettivo riguardo al tempo che fa e che, se lasciato alle sensazioni personali, potrebbe risultare falsato. Quindi, per quanto detto, trovandoci sotto l'azione evidente di una figura anticiclonica nel mezzo del mese di luglio, è chiaro che faccia caldo. È un caldo che, per quanto fastidioso possa essere, è certamente considerato normale. Questo non impedisce però che nei prossimi giorni possa fare ancora più caldo, e lì si parla certamente di anomalia. Perché farà più caldo? Perché l'anticiclone, che ora era disposto lungo i paralleli e trasportava aria marittima dal Medio Atlantico, si impennerà lungo i meridiani occidentali europei andando a prelevare aria rovente continentale dall'entroterra sahariana. Questa modifica nella traiettoria delle correnti è dovuta ad una piccola goccia fredda che nel corso del weekend andrà ad arenarsi al largo del Portogallo, una manovra vista e rivista. Dunque ci aspettiamo giorni soleggiati e molto caldi, qualche isolato temporale potrà comunque manifestarsi nel corso del weekend lungo il bordo alpino in corrispondenza del transito degli ultimi pacchetti di aria umida atlantica sull'Europa centrale. Tra lunedì e mercoledì poi sole fisso praticamente ovunque e dovremo fare attenzione ancora una volta però alla goccia fredda portoghese, dal momento che riuscirà a riagganciarsi al flusso atlantico e quindi a raggiungere le nostre regioni settentrionali, dove sul finire della prossima settimana, intorno a giovedì 1 o venerdì 2 agosto, potrebbe innescare alcuni temporali. Ovviamente avremo tempo di riparlarne, ora lo specchietto previsionale ci porta alle prossime 72 ore, venerdì mattina un po' di nuvolaglia sul Piemonte, entroterra ligure di Ponente, bassa Valle d'Aosta, ovest Lombardia e fascia centrale padana, ma senza fenomeni di rilievo, altrove condizioni soleggiate. Nel pomeriggio marcato sviluppo di nubi comuniformi lungo l'arco alpino, sulle prealpi, sull'Appennino settentrionale, con possibilità di isolati focolai temporaleschi, localmente anche intensi sull'Appennino ligure. Qualche sporadico temporale di calore si potrà avere anche sulle cime dell'Appennino centrale nelle ore più calde. Per il resto sole e temperature elevate, un po' di maestrale in Salento dove il mare sarà leggermente mosso. Sabato ancora tempo incerto al mattino al nord-ovest, su cui seguirà la nascita su queste zone di alcuni focolai temporaleschi, soprattutto in montagna, in estensione alle Alpi centrali ed orientali, e poi anche all'Appennino ligure e alle cime dell'Appennino centrale, altrove condizioni soleggiate. Venti deboli assenti, stentate anche le brezze, mari tranquilli, temperature stazionarie, ancora leggermente superiore alla media, ma non troppo. Infine la tendenza successiva, che vedrà condizioni di tempo soleggiato e nuovamente molto caldo, con temperature in ulteriore risalita, e non solo di giorno ma anche durante la notte, qualche spunto temporalesco potrebbe comunque comparire domenica sulle Alpi orientali e sull'Appennino centrale, lunedì lungo la fascia prealpina e dolomitica, ma si tratterà di fenomeni sporadici. Bene, detto questo non c'è altro da aggiungere, vi invito a rimanere sempre aggiornati iscrivendovi al canale, seguite anche il nostro sito web, vi saluto e vi attendo al prossimo video. Buon weekend e a risentirci da Luca Angelini.